Eccoci qua in macchina dopo una bellissima giornata passata alla scusate se non guardo la videocamera, ma dovevo comunque guidare. Devi guidare alla fiera di Novegro, che poi sono scoperto non essere a Novegro ma Segrate in via Novegro, però vabbè, dettagli. In Italia alla 51esima fiera. Fiera della militare del software. Allora, siamo entrati. Aula gigante, cioè aula, sala enorme, guardate, un capannone enorme. E però giravamo e dicevamo: ma dove cazzo sta il software qua? Perché eravamo nella sezione appunto della militaria. Quindi seconda guerra mondiale. Esatto. Quindi tutto quanto altro. E non riusciamo a trovare il software. Poi il nostro caro M, col suo occhio da cecchino sviluppato e allenato, ha visto in un anfrat di questo capannone enorme un altro capannino un po' più piccolo dedicato al software. Sta venendo un crampo al braccio, ma va bene così. E appoggia lì, sei un po' avanti così, bravo. Ah. E non ci siamo mica saltati, mica andiamo a vedere armi ovunque, armi rosa. Siamo entrati già subito la mano. Armi ipermodificate. Oh, era la mecca. La mecca del software. La mecca del software. Esatto. Girare. Abbiamo visto persone bardate, anni verosimili. Sì. C'erano tipo 30 gradi dentro quel capannone del cazzo. Si crepava dal caldo. Io che le maniche corte, crepava dal caldo. Lui che era maniche corte e pantaloncini corti. Crepava anche più di me. C'erano persone bardate, mimetiche, fucili, sì. Maschere antigas. Tra cui c'è il nostro caro amico criminal che era tutto bardato, russo. Bardato. Veramente. Poi e c'era ci sono rimasto di merda perché il criminal è altissimo. Vabbè. Poi c'erano tanti altri stand dove c'era ovviamente altra gente tutta messa giù a puntino, non so come non poteva morire. E niente, ma parliamo della fiera, come le sue impressioni? Allora, è un bed watching, allucinante la cosa. Sì. Bellissimo, perché comunque ci sono nel reparto militaria munizioni, armi vere, messe in sicurezza, mimetiche. Gadget come il nostro carissimo M farà vedere dopo cosa ha comprato. Ma non è per me. Sì, vabbè, dopo lo farà vedere lo stesso. È per un nostro amico. Nel reparto software invece tantissime SD, tantissime armi. SG, si dice SG. No, SD sono le squadre, associazioni. Ah, ok, pensavo SG. Faccia di merda. Ma vabbè, che cazzo. Tantissimi ragazzi, comunque tutti quanti bravi, simpatici, parlavi con tutti, comunque tutti quanti accumulati da un interesse comune, quindi tutti amici di tutti. Alle 11 ci siamo incontrati con gli altri youtubers allo stand di Nito, che salutiamo anche lui. Simpaticissimo. Sì. Comprate dal suo negozio perché ne vale la pena, lui è simpaticissimo. Ci ha fatto vedere una cappa tutto tattico. Faremo vedere il video, fate andare tranquilli. È devastante. Arriverà poi ottobre, un altro video. Non mi ricordo ancora quando. Comunque arriverà. A settembre. Facendo 50 euro, ne vale la pena. Soldi veramente ben spesi. Lo prendete e non lo cambiate mai più. Abbiamo personalmente conosciuto i ragazzi del Green Dragon. Sì. Esattamente. Credo, non me lo ricordo più. Vabbè, ragazzi romani che sono fenomenali. Comunque li troviamo, linkiamo il link qua sotto. Simpaticissimi, sono veramente fenomenali. Sì. Abbiamo conosciuto Rico. Attrezzatissimo, veramente un toro. Ci siamo anche veramente sentiti anche un po' disagio perché noi con la nostra videocamerina e con la GoPro. Qui con reflex però, tripiede con bolla e giroscopio telecomandato tra un po'. E microfono. E microfono professionale. Direzionale, quindi veramente complimenti. Poi abbiamo c'era anche Criminal, Leon e poi anche altri youtuber, ma ce n'erano un bel po' e quindi era un casino. Veramente bello. Fa vedere la patch. Ecco, grande Leon. Mi piace più dice Leon, quindi mi dico sarò Leon. È veramente fenomenale. Il velcro che si attacca addirittura alle tette del nostro caro M. Veramente fenomenale. Poi abbiamo mangiato tutti insieme come dei bravi bambini. Esatto, poi abbiamo fatto un giro niente. Salutiamo Manuel, grandissimo, che ci ha riconosciuto e ha fatto biro, grandissimo. Sei un potutissimo toro. È un toro della Madonna. Sei veramente un potutissimo toro, mi rimane qua sempre qua nel cuore. Grandissimo. Salutiamo il nostro T che si è perso delle cose assurde, soprattutto nello stand del militare dove c'erano tutte le cose, armi vere, proiettili veri. Ta.
Abbiamo preso in mano due Colt 1911 vere. E pesavano un assassino. Quando vi dicono peso reale, peso simile al reale, sto brampiffero la peso metà. Simile. No, due è terzi. La metà, due terzi. Però sono fighe forti. Ma erano senza colpi, quindi magari senza pesavano proiettili pesavano un assassino. Devastante. Bello, bellissimo. Bello. Lo rifaremo, sì, lo rifaremo. Pensavo ci fossero due persone, ma comunque magari perché era una festa, era una fiera di due giornate, quindi è possibile. Comunque ieri ci sono stati penone, non lo so. Si riusciva a respirare. Noi per fortuna abbiamo portato solo soldi per benzina e cibo, quindi per fortuna non abbiamo speso nulla, perché sennò finiva male. Anzi, finiva male sicuro, perché ci conosciamo. Sì. Se noi siamo gente che a San Marino è andata con 300 euro e siamo tornati mutante, quindi io sono andato con un debito con lui di 20 euro, quindi immaginate che gente siamo, quindi vabbè, dettagli, quindi venite, prossima volta venite che ci incontriamo tutti insieme. Dopo questo video, appena riuscirò a montare il tutto, perché sarà un casino, ci sarà il video proprio dedicato alla fiera, quindi noi che giriamo, foto e video con altri youtubers e cagate varie. In descrizione vi mettiamo anche gli altri link degli altri youtubers e basta. Siete veramente dei cazzo di toro, youtubers. Siete veramente dei cazzo di toro. E forse, veramente dei toro. E forse se riusciremo a fare una gran figata, riusciremo a organizzare una mega sorpresa che a voi mi piacerà molto. Lo soft air youtubers meeting. Non vi anticipiamo nulla. E con questo abbiamo detto tutto. Vediamo, poi non so se gli altri lo diranno o meno. Sarà una mega sorpresa. Speriamo di organizzarci bene tra youtubers e vediamo di fare un mega. Ci attiveremo. E niente. Ci attiveremo. Ok. Io passerei i saluti. Vabbè. Ragazzi, adesso è tutto. È tutto, e vai in mezzo lavoro. Come al solito, è con lo spirito. È con noi, però sto lavorando al bar, povero T. E niente. Al prossimo vlog. Ricordatevi sempre di mettere un bel pollice se vi piace il video. Se non vi piace potete buttarvi anche da un balcone senza... è di fare un giro sulla nostra pagina Facebook e mettere anche il pollice su. Ok, condividete il video se vi piace anche in Uzbekistan. Se avete un amico in Uzbekistan. Condividetelo. E basta, niente, prossimo video. Ciao. Ciao belli. Ecco il Biri che lavora. Il Biri che lavora e non viene in fiera. Ciao bellezza. E si è perso tutto. Il meglio e il peggio della fiera. Non mi bestemmiare in diretta, Vada. Forte. Dai che ci sono i clienti. Ci sono i clienti. Era così. Si riprende in un locale pubblico, metti via quella roba lì. Va, saluta Manuel, che è, perché è un toro. Ciao Manuel, sei un toro. Vieni a giocare con noi. Saluta tutti i gargiullini e la finiamo qua. Ciao gargiullini, poche prugnette, mi raccomando. Boh, posto. Questo è T, al lavoro. Finalmente un po' di figa nel canale. Vai. Ok. Dalissa, saluta di ASMT. No, stava ridendo, ripeti. Vabbè, non ride. Scusa, è vero, colpa mia. Ha un microfono molto. Vai. Aspetta. Non guardare me, guardate la telecamera. SMT. Dalissa, un saluto da SMT. Ti, lui è T e Teto. Vai, rifai. Dalissa, un saluto di ASMT. Va bene. What the fuck? Oh. Un po' di donne nel canale. Una. Ci vuole. Vabbè, iniziamo bene, dai, almeno iniziamo bene.